Mister l'aveva studiata, preparata proprio così, magari primo tempo di contenimento e poi cercare il corridoio giusto. Ma diciamo che questa è la seconda partita consecutiva dopo 3 giorni, fra l'altro abbiamo avuto anche 2 viaggi lunghi, Viterbo e oggi. Qualche ragazzo ero sicuro che col tempo avrebbe perso un po' di energie, quindi abbiamo cercato di ottimizzare anche l'energia del primo tempo, stando più corti, cercando di sbarrare le linee di gioco al Teramo e provare poi le situazioni in possesso nel poco tempo che abbiamo avuto per preparare questa partita. Questo tempo abbiamo cambiato delle situazioni e niente, oggi è stata una grande partita di sacrificio della squadra, siamo stati concreti, siamo stati cattivi su tutte le seconde palle, abbiamo desiderato, voluto con tutte le nostre forze questo successo, poi abbiamo trovato quel gol bellissimo, anche vero nel primo tempo avevamo avuto 2 o 3 situazioni dove potevamo fare meglio, c'è stato un colpo di testa, il portiere battuto, abbiamo avuto altre 2 situazioni dentro l'area dove potevamo fare qualcosa in più, però la partita dei ragazzi è sicuramente 10 dal punto di vista proprio della compattezza, dell'equilibrio in campo, della voglia. In base alle caratteristiche delle sostituzioni abbiamo dovuto anche cambiare 2 o 3 volte il modulo di gioco per le caratteristiche proprio dei giocatori che sono entrati. Ecco, dopo la vittoria di Viterbo, lei aveva un po' richiamato l'ambiente sulla reale dimensione di questa squadra, però 52 punti sono tanti. No, ma noi, ripeto, noi spingiamo dal precampionato e poi dalla prima partita di campionato per cercare di tirare oltre quelle che sono le aspettative di questa squadra. È normale, voglio essere sempre equilibrato in quello che dico, che anche le corazzate costruite per vincere hanno un momento di stanca durante il campionato che può dipendere da qualche calo di forma delle individualità, dalle pressioni di una classifica e un risultato sbagliato che ti può mettere ulteriore pressione. E questo è calcio in tutti i livelli, la Serie A, Serie B, Serie C, è così. Quindi noi abbiamo pagato anche degli episodi stranissimi. La partita in casa Corriere abbiamo preso 3 traverse, abbiamo sbagliato il rigore del 2-1 all'88esimo, la partita corrente abbiamo sbagliato 3-4 gol sul 2-1, partita in totale controllo e poi abbiamo subito un gol su una palla inattiva al 94esimo che ci può stare nel calcio anche se, ripeto, poi è un po' figlia di quella situazione che si era creata in quelle 2 o 3 partite, la palla della paura alla fine, no? E siamo stati bravi a ripartire perché siamo equilibrati dentro lo spogliatoio, abbiamo determinati principi che portiamo avanti dall'anno scorso e queste 2 vittorie le abbiamo ottenute proprio per la voglia, la grinta della squadra, si è visto la cattiveria nel cercare la vittoria.